Sono Maria Clarissa e oggi per la rubrica C'è Tempo di Carta Carbone Festival ho deciso per voi il tema del viaggio, nel quale vi proporrò un libro, un film e una canzone. Il libro che ho scelto per voi è Le coordinate della felicità di Gianluca Gotto, un ragazzo che all'età di 20 anni capisce che la vita imposta dalla società non è la sua vita né tantomeno la sua felicità e così decide di partire. Grazie alla leggerezza nel suo scrivere, Gianluca ci trasporterà in un viaggio attraverso nuovi continenti, alla scoperta di nuove culture e nuovi orizzonti. Il libro è un'importante promemoria per chi, come lui, ha capito che il dono più importante non è il possedere una casa, né un lavoro, né tantomeno denaro, ma il tesoro più prezioso è avere tempo. Il film che ho scelto per voi è Il cammino per Santiago, dove un uomo, un padre, vola verso la Francia per recuperare il corpo del figlio morto sui Pirenei mentre intraprendeva il cammino di Santiago di Compostela. All'arrivo in Francia, così Tom, il protagonista, decide di proseguire in onore del figlio il cammino che lo porterà a Compostela, dove alla fine del viaggio capirà il vero significato e la differenza tra la vita che viviamo e la vita che decidiamo di vivere, la differenza tra sopravvivere e vivere. Per il tema musicale ho scelto una delle canzoni più famose, ovvero Certe notti di Luciano Ligabue, dove a parer mio c'è un senso più profondo nel testo, ovvero la ricerca della luce in un periodo buio della nostra vita, dove alla fine ci rendiamo conto che le cose più semplici alla fine sono quelle che ci portano felicità, quei luoghi in cui ci sentiamo a casa. E allora, con la speranza che ognuno di noi possa intraprendere un viaggio dentro e fuori se stessa alla ricerca della propria felicità, vi saluto e ci vediamo al Bar da Mario. Si può restare soli, certe notti